Eccoci qua, buonasera a tutti. Oggi sarà una lezione con dedica musicale, quindi iniziamo subito. Lo stretching, anche grazie a questo tipo di musica, sarà abbastanza attivo, bello carico. Oggi faremo molta mobilità e allungamento insieme, quindi buona musica. Ok. Prima di tutto, atteggiamento posturale corretto, carichiamo bene sull'arto inferiore, petto in fuori, scapoli addotte, andiamo su. Cerchiamo di allungarci il più possibile, su, lunghissimi. Scendo. E scendo verso i piedi. Inspiro e ritorno verso il bacino. Espiro. Salgo su, andando più in alto possibile. Allunghiamoci. Inspiro. Espiro. Inspiro, quando inizio la salita, dopo il bacino, estendo in alto, giù. Forza, ginocchio, petto, più in alto possibile, cambio, e su. Equilibrio, salgo, e giù, allora, in maniera dinamica, punta dei piedi più o meno a 45 gradi, ok? Rispetto alla parallela, agli assi paralleli, quindi andiamo a mettere leggermente la divaricata, ad affondare da un lato all'altro. Cercando di stare dritti con la schiena. Ok. Stop. Togliamo i piedi. Adesso andiamo a fare una torsione. Quindi, non proprio uniti, paralleli, naturale, andiamo a fare una torsione completa del busto, guardiamo il lato in cui ruotiamo il busto. Divaricata, andiamo verso i lati, poi disegniamo una semicerchia in avanti, torniamo indietro, salgo, inspiro, espiro, cerchiamo di andare più avanti possibile, quindi scendo più avanti possibile con le mani, però sempre facendo sì che appoggi la terra, quindi qua, scendo. Inspiro. Ebbene, andiamo quindi a
flettere il busto lateralmente in maniera alternata. Inspiro, espiro. Inspiro, espiro. Ok. Andiamo giù a terra. Continuiamo con questa maniera così dinamica, quindi giù. Primo esercizio. Ginocchio verso il petto, 1 in maniera alternata, 2. Schiena drittissima, top, recupero. L'esercizio sarà questo: vado verso i piedi, traziono forte le ginocchia. Aumento sempre di più la mia escursione, come vedete. Senza strappare, lentamente vado verso i piedi e ritraziono le gambe verso il busto. Bene, rimaniamo questa posizione, aggrappiamo le gambe, cerchiamo di respirare in maniera profonda, scapole forti, schiena dritta, questo è super posturale. Ok, solo col destro faccio 1, cercando di portare giù il ginocchio senza strappare, e lo porto dietro. Apro bene col busto, lo riporto, al centro, cambio, andiamo dall'altro lato, trazioniamo, cerchiamo di mandare giù il ginocchio per quanto è possibile. Mi raccomando, cercate voi il vostro ritmo. Bene, andiamo invece ad allungare adesso con l'arto, quindi lo facciamo da qua, da dietro, vado dietro, incrocio verso il piede, pochi secondi, ritorno dietro con le mani, espiro. Incrocio, logicamente se non ce la facciamo a incrociare direttamente sul piede, andiamo sulla gamba.
dietro, cerco di portare sempre più a 90 gradi questo, questa apertura, per chi ce la fa, anche così mi va bene, però l'obiettivo è allargare maggiormente. Dietro e incrocio. E stop. Cambio lato. Uno. E allungo. Due. Dietro, ho aumentato la divaricata, incrocio, dietro, stop. Prima pausa, andiamo a bere, fondamentale, reintegriamo l'elasticità muscolare grazie all'acqua. Ok, schiena dritta, andiamo a portare adesso il piede destro verso il bacino, qua, con entrambe le mani provo ad andare verso il piede, vado all'indietro, in questo caso si potrebbe anche appoggiare i gomiti per terra, ma vorrei un po' più di dinamicità, quindi 1, 2, 3 e torno indietro, 1, 2, 3, senza mai strappare, è fondamentale. Devo essere delicato nell'esercizio. Tutto. Ultimo. Ok. Blocchiamo il destro, andiamo a trazionare, parto da dietro e va, uno, dietro, stop. Allora, esercizio, entrambi i piedi verso il bacino. Uno, trazione, spingo con i gomiti sulla tibia verso il basso, lascio, allungo, scendo verso i piedi, sulle gambe, va bene, ritraziono. Si consumano calorie anche con questa lezione, quindi inspira, cerchiamo di aprire e allunga,
dai, di nuovo al centro. Andiamo. Ok. Molto bene. Sempre in maniera dinamica lavoriamo sul bacino e sull'iliopsoas e il quadricipite. Quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4. Ok, abbiamo capito qual è l'esercizio, quindi andiamo con entrambe le mani verso il piede, se ce la faccio, mi va bene anche questo, se non ho mobilità della schiena. Appoggio il mio carico sulla parte, sulla gamba anteriore, quindi, e cerco di mantenere l'allungamento della zona del bacino. Dopo invece cambio, vado verso la coscia, quindi inspiro, espiro. Come vedete lavoriamo sul destro qua principalmente in allungamento, carico, vedete che sono 45 gradi come inclinazione del busto. Io cerco di flettere il più possibile. Questa era la selezione musicale che ho adottato io oggi. ho creato la playlist. Se volete la trovate su Spotify come Queen per stretching. Andiamo. Ok. Bene, mi sento molto bene, bene, cioè bel esercizio. Allora, quindi da qua, vedete come la gamba non è perpendicolare, passa quasi del tutto perpendicolare. 1 e 2. La mobilità su questo lato non è delle migliori. Come vedete non riesco ad allungarmi. Questo è il lato che mi colpì maggiormente durante la mia pubalgia quando giocavo a football americano, quindi ho subito maggiori infortuni da sovraccarico. Veramente avevo una pellaccia, no? Ero tosta a morire, si può dire per il tagliardo, no? Però in ogni caso magari a volte sforzavo in maniera eccessiva, giocavo tutta la partita, doppio ruolo, triplo ruolo. Dai, inspiro, espiro. Il bacino preme verso il basso. Cambio. Ok. Bene, lavoriamo sugli adduttori in questa maniera. Apriamo le ginocchia, gomiti a terra, guardatemi nella telecamera piccola, laterale, vado a sedermi verso le gambe. Se non sento abbastanza tensione devo divaricare maggiormente. E vado in avanti e estendo la colonna. Guardate che bella divaricata. Vedete? C'è la colonna della parte lombare abbastanza inarcata. Andiamo, recuperiamo. Posizione neutra e poi posizione di carico.
drop of rain that falls in Sahara Desert says it all, it's a miracle. Andiamo in avanti. Ok. Andiamo indietro. Posizione neutra. E carico. Io vi consiglio, per completare queste lezioni che facciamo, di lavorare anche sul posturale, sia che sia un'alta intensità, cioè un atleta di alta intensità, che di bassa intensità. Vedrete, ne troverete tantissimo anche se siete sportivi. E lo stesso, anzi, ancora meglio chi non fa sport. Ok, in avanti, scarico. La tensione rimane, vedete, sempre con l'arto inferiore divaricato. Ok, stop. Allora, lavoro il polpaccio in questa maniera. Metto il piede vicino all'altro ginocchio, però aspettate, mi raccomando, dovete avere equilibrio. Dopodiché, cosa posso fare? Questa maniera non riesco a bilanciarmi tanto, quindi pongo le mani verso il basso e cerco di rimanere il più possibile col tallone, lo faccio così, in appoggio, sbilanciandomi in avanti. So che si staccherà poco poco, però l'importante per me è sentire tutta la tensione qua sul polpaccio, quindi sbilanciamoci, eh. Ok, cambio lato. Equilibrio. Schiena dritta. Ah, sento più tensione sul destro. Evidentemente sto caricando molto su me. Qui ad esempio ho giocato a paddle. E sicuramente si fa sentire un po' anche dal punto di vista muscolare. Tutti i scatti. Divertente, lo sport divertente, però ah, ok, lo rifaccio di nuovo l'altra parte. Quindi, più il piede è portato sotto il bacino, cioè quindi questo, più sentirò tensione, quindi cerchiamo di regolare. Bilanciamo. Ok, lontano così mi vedete. Ok, cambio. Ok, da questa posizione vai con le braccia su, uno, sempre dinamico adesso, sull'arto superiore abbiamo lavorato poco, eh. Non abbiamo comunque finito assolutamente sulla parte inferiore del corpo. Voglio lavorare un po' di più su qua discipline. Ok, poco sul collo, pochi settori di tensione. Cambio. Posteriore verso l'anteriore, poco di tensione. Lascio. Piano piano, inspiro. Salgo in piedi, ok. Un po' di acqua, grazie. Ok.
come lavoro sul quadricipite, ci lavoro molto lentamente, stando a terra. Quindi mi sdraio a... quindi decubito laterale, appoggio la testa sulla mano, allungo bene l'arto che sta sotto, vado a trazionare la gamba e la porto verso il gluteo e cerco in questo caso di portare in maniera parallela la coscia destra sulla coscia sinistra, portando quella, lo vedete il piede, verso il gluteo. Laterale, traziono la coscia in divaricata e verso il busto. Ritorno in flessione posteriore e aggiungo un grado di tensione solo giù sulla fascia lata, quindi guardate la gamba che stava giù si sovrappone sul ginocchio e spinge verso dietro e verso il basso, il ginocchio che sta in alto. Spingi, stop, mi rilasso. Piano piano. Ok, mi metto all'altro lato. Quindi decubito laterale. Ah. Mi appoggio. Sembra lunghissimo questo però, quindi... andiamo. Espiro. Espiro. Vedete, oggi è una lezione un po' più dinamica su tutto, anche più chiacchiericcia. Si può dire. Avvicino la coscia sinistra su quella destra e traziono il piede verso il gluteo. Ok, laterale e verso il petto. Torno in flessione e vedete come questa non riesce a stare attaccata all'altra. Ah, questa è ottimale, quindi la gamba destra la pongo sopra e lateralmente al ginocchio, la spingo tutto verso il basso e verso il dietro. Ok, bene, adesso continuo a lavorare in allungamento, quindi vado verso piedi,
non sento proprio bisogno a livello della colonna. Che se volete continuare, io voglio dare un'occhiata un attimo alla mia playlist. Ok, continuiamo. Inspiro. Stop. Andiamo ad allungare in incrocio. Cambio. Cambio e incrocio, dai. Ok, l'ultimo frontale. Ok, ah, scusate, l'incrocio lo devo fare. Allora, incrociamo l'arto destro lateralmente rispetto all'arto sinistro. All'inizio andiamo a trazionare con la mano, facciamo forza, facciamo una bella torsione verso destra. Cambio, incrocio il lato opposto. Attenzione forte. Ok. Il secondo incrocio invece lo facciamo con tutto l'arto opposto, e l'incrocio è spinto, quindi con il gomito.
ultima canzone della playlist. Andiamo in croce lato opposto. Però l'ultimo incrocio per le lunghe del suo gluteo sento abbastanza bloccato qua. Quindi andiamo, allunghiamo, siamo, andiamo in questa posizione così mi perdete completamente. Prendo il ginocchio destro, lo porto verso sinistra, e allungo il destro, vado, incrocio, lato opposto. Perfetto. Piano piano saliamo su, andiamo a fare tre cicli di dinamico, un allungamento, inspiro, scendo, espiro. Vado verso i piedi, allungo e recupero. Vai. Perfetto, andiamo in incrocio all'apertura, inspiriamo, apertura e prepariamoci per la nostra camminata di fine seduta. Camminata. Oggi siamo goduti un buon ritmo. Direi che è stata una buona ginnastica. Uno stretching abbastanza dinamico. Camminiamo. Con la nostra camminata ci salutiamo e ci vediamo presto. Aspettatevi sempre tante novità, arriveranno sicuramente le nuove lezioni di kickboxing, quindi siamo qui. Poi mi raccomando, non tralasciamo lo yoga, quindi vi saluto e ci vediamo presto. Ciao!